Presidente. I Black Tusk tengono Chernenko rinchiuso in una cella all'interno del campo da baseball. Non c'è modo di non farsi localizzare, ma ti guiderò meglio che posso. Per arrivare al campo, devi passare per la pista dei go-kart. Avrai compagnia. C'è una pattuglia da quelle parti. Radio nemica intercettata. Sumner, signore, gli agenti della divisione cercano di sfondare il perimetro. Bene, occupatene tu. Proteggi l'obiettivo. Sì, signore. Tutto sotto controllo, Sumner? Jones, ci penso io. Grazie. Vai a ovest 3 graffiti, all'8 volante. Come va il perimetro? Siamo al sicuro? Ci provo, signore. Non basta, sigillalo. Il nemico schierato in fronte al piano. Oh, cazzo! Bersaglio colpito. Malfunzionamento del sistema. Sistema riattivato. Buonasera, tutto a posto, ragazzi. Abbi pazienza, ciao. Perché ho detto magari te l'ho mandato prima. No, ma io no, ho riacceso perché sono andato dal cinese. Sono andato dal cinese a comprarmi delle cose che bisogna andare a comprare delle cose. E ora sono tornato qua. No, sì, un bel massaggio. Però il ragazzo era troppo. Non era il mio tipo. Il ragazzo? No, il ragazzo. No, no, ragazzo. No, non era il mio tipo. E lì è tutto a posto. Tutto a posto. Ragazzi, che fate? Io sto facendo quell'affare lì.
della che ho messo oggi. Che ha fatto? Ah, League. L'altra. Ah, sì, ok. Io sto facendo due missioni per finire la League vecchia e poi vediamo chi c'è per provare a prendere un paio di diamanti. Ci sto, io ci sto sempre, io. Vai tranquillo. Okay. Io mi finisco queste qua sperando che mi danno questo giubbotto, ma lo sto facendo una stamattina. Una difficile. Ma domani sto a casa e mi dedico a sta cosa. Ah, ben buono, buono. No, perché mi manca quel ciubotto, quello lì nominale. Ah, per donarlo. Ora lo sto facendo. Finiamo e ci andiamo a fare. Lo deve fare anche Oscar. Sì, infatti, però lui manca solo il diamante, quello leggendario. Ah. A te cosa manca? A me manca normale, difficile, molto difficile. Porco giù. Allora cioè iniziamo con normale, che ce lo facciamo per normale. Ci mettiamo una minchiata. Vediamo. Ieri ho fatto 30 livelli. Madonna. la povera morte. Non me l'ha data. Almeno l'ha dato a Robby, dai. Vabbè, ma piove sempre sul bagnato. Ma io ho completato fortunatamente anche tutta la cosa, il punteggio è arrivato al il punteggio, quindi sta a posto. Ah, boh. Cos'hai completato? No, sono arrivato a 100 stamattina. Ma cosa ti sblocca quando e fai... La maschera. E poi ti sblocca tutti i progetti. Ho preso un paio di giorni fa ho preso lo zaino quello rosso, esotico. Che lascia i pezzi rossi a terra, cioè gli oggetti ogni volta che uccidi. Però io penso che quella build là, Doc, è più per PvP, perché è troppo delicata, veramente è troppo delicata. Non è fattibile usare quella mitraglietta con le monagie, capito? La mitraglietta, guarda che mica detto che devi usare quella con le Ma sì, infatti hanno fatto una... Secondo me... un talento che non si capisce, perché molti ragazzi stanno mettendo la resistenza ai danni speciali al 90%, però poi tu ti togli un sacco di danno sulla build, ma a questo punto che cazzo ti serve? Non vedo la funzionalità, è un peccato perché era carina. Cioè resta sempre il fatto, per fare un po' di farming ti devi mettere per forza anche da solo, col tecnico va bene. Però l'ho provata con Oscar stamattina quando sono tornato dal lavoro, ma è troppo delicata, mamma mia. Ma stavi a terra ogni secondo ti stavo a terra. Ah, io sono andato dal... vabbè, lo so che non dovevo andare, che non devo far girare l'economia. Oh, mi si è rotta la sedia gaming che tengo, mi si è rotta la pelle. Un paio di giorni fa... Sei troppo seduto. Ma ti dico la verità, io ho sudato come una scimmia, Alessio, l'altro giorno. Veramente, la pelle si è squagliata. Sono stato... ho fatto... Mi si è rotta la pelle, non è bello, Ma alla tua età? Ho capito, la pelle nel senso della sedia. Vuol dire che funziona ancora? Dai, mettiamola così. Ma hai i suoi alti e bassi, comunque, dai. Più bassi che altri. Che vuoi? Non ho capito. Amore, sto parlando con i miei amici, devo per forza urlare. Mia moglie dice, Nalluca, chi è porco di queste donne di oggi? Infatti mi sono andato a prendere dei cuscinetti perché veramente si è rovinata, cazzo. Infatti la devo ricomprare. E Peppe, come sta?
Lo sento per stasera. Mi sembra che ci è venuto. Che ci è venuto? Lucera, no? Io ho letto i messaggi come voi. No, ma io. Ma. Ah, quindi soffriva già di questa cosa qua. Sì, lo so. Vabbè, ma. Sono cose che succedono. Hai ricevuto un invito da un gruppo di un altro agente. E quanto tempo devi stare ricoverato? Minchia, questo lo sta ammazzando. Io, sinceramente, non so niente di ospedali. Neanch'io ancora meno. No, ma io non lo so, se uno non vuole. Eventualmente si deve operare, penso la settimana. Forse anche di più. Non lo so. Di più. Non lo so. Ma guarda che operare adesso non opera nemmeno più. Ah, non si opera più questa cosa. No, credi. No, pure io fortunatamente non bazzico per questi posti. Gran fortuna. No, ma io ho sempre detto a mia moglie, se mi dovesse succedere qualche cosa, ricoveratemi a casa, fate venire tutti quanti a casa perché io non ce la faccio. Io per esempio, no, talmente che sono schifettoso su queste cose, io neanche le punture riesco a farmi. Cioè, a farmi fare. Non mi piace neanche farmi fare le punture tipo sangue, le cose. Non sono il tipo. Sono un po' schifettoso su queste cose qua. Se resti in quella posizione, sì? Sì. Fuori dalla loro gittata. Ma ci sono dei nemici vicino alla passerella. Eliminali per mettere fuori un mortaio. Ma Oscar ha scritto che lui stava. Aveva acceso perché l'ho visto di sfuggita. No, c'è suo figlio. Ah, ok. Infatti io ero rimasto ieri con lui che penso per le 6, boom. Sì. Quando sarà? Però ti dico una cosa, ragazzi. Ciao Robby. Ciao Robby. Ti posso dire una cosa, adesso io sono d'accordo. Uscita liberale. Sì. Se poi proviamo. Sì, dopo. Guarda Roberto, dopo sì. Che ho letto un po' cosa hai scritto. E devi tenere duro, Lo so, però. Guarda che io. Lo sai quando l'ho finito quanto ci sono stato. Lo so, però ieri pomeriggio ho fatto di da Beppe. Beppe è stato con me in gruppo. Sarà stato 2 ore a fare 3 piani. Cioè, non ma Robè, io ti dico una cosa, io un pomeriggio ho fatto una live. No, io mi conosco che quali preferisco fare. Sì, ti sento. Uno. Ah, no, che forse che devo avevo mutato. Robè, guai, è snervante. È snervante. Abbiamo fatto è un frustrante po' più che altro. Mamma mia, abbiamo fatto un pomeriggio io e Robè. Io e Doc. Beh, io ti dico che abbiamo fatto 8 piani in 4 ore. Esatto. Mamma mia. Io non dico che desse facile, ci mancherebbe, però. Mamma mia. Veramente, mi conosco io come sono fatto, nel senso che quando cioè una cosa è troppo proprio, cioè. Tanto ripeto, io mo ci proverò. Mo ci metterò di pazienza. Boh, ma. Sì, ma il fatto è ma adesso. Guarda, tu devi far conto che non sei da solo, la cosa buona è quella. Ma non me va manco di romper cazzo a chi l'ha già completato che. Ma ci siamo Dennis, c'è Oscar. Ma poi ci sono, a me cioè, piace, sì. A me piace perché è una io sfida. Io ieri mi sono messo a fare quello leggendario, così ho detto, se riesco a prendere quello leggendario, ci togliamo un gran bel dito al culo e dobbiamo fare solo quelli ai piani inferiori, capito? Però ma guarda che le dita nel culo sono i piani inferiori, Oddio, sì. Quelli però, almeno per me Alessio sono più veloci, adesso però, però sono più veloci. Quella merda di Atom adesso si mette a ridere, ma... Però io... dico, quelli là almeno sono più veloci, li puoi fare anche in solo. Si lamentava Atomo ieri sera, si lamentava Alessio che ha fatto 30 rotti piani. Io quasi ieri sì. Con te. Mamma mia, io sono stato. No, io sono veramente. A me mi ha stancato. Veramente a me mi ha stancato. E secondo me è l'attività più dura. E non c'è niente a che vedere neanche con The Division 1. È l'attività veramente più tosta. Questa qua veramente è tosta. Non so quante volte, io questa settimana tornavo da lavoro alle 6, mi schiattavo fino alle 8 e mezza. Ho fatto solo questo, solo Summit. Ho preso tante di quelle mazzate che non. Cioè, sono arrivato a un punto che mi stava rendendo pure io. Perché veramente ho detto, se Peppe non mi invitava a livello 100, io stavo ancora
ha ricominciato. Lo sai, io quando l'ho finito, no? Dal pomeriggio alle 3, meno quando mi sono attaccato. Sì, 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 sì. Te l'ha detto Beppe? Doc, lui stavo, io ho lasciato io, che stavamo a 98. Stavamo io, esatto, e Oscar. Alle 10 e mezza abbiamo finito. Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Lo so. Minchia. Veramente ci però abbiamo... No, me ne batto il cazzo, cioè... Di certo non gliela do vinta al gioco. Assolutamente, sì, assolutamente. No, quello sicuramente, però tanto poi va a prendere qua. Ma poi voglio dire, Roby, scusami, scusami, abbi pazienza. Ma io te pensavo che eri l'unico che quei problemi te la facevi. Lo so, ma... Ma lo sai perché? Perché hai giocato dei giochi che ho giocato anch'io, che sinceramente... Sì, lo so, qua... però... Perché se tu mi viene a dire che Dark Souls ti piace... Io ho platinato Dark Souls. Bravissimo. E allora ti fai dei problemi. Ho giocato l'uno, ho giocato Sekiro e l'ho quasi platinato. Bravissimo. Però quello, allora, tu adesso dimmi. Pure quello non l'ho finito. Almeno sto qua non ti fai problemi che ogni mob che devi cambiare, devi capire il modo di ammazzarlo e muori. Lo so, però non so, sarà diverso, ripeto, sarò io che mi rapporterò in maniera diversa, non lo so. No, ma è tosto, Doc, è tosto. Cioè, ho finito Sekiro, ho finito, ti ho detto, Dark Souls 1, Dark Souls 3. Ho ripreso in mano Bloodborne ieri perché mi sto riabituando, perché all'uscita prenderò Demon's Souls per PlayStation 5. Però ripeto, magari, non lo so, quei giochi mi rapporto diversamente io, questo qua... Però, cazzo, quelli sono frustranti, non questo, Roby, abbi pazienza. Sì, sì, no, beh, non mi puoi dar torto, No, quello sicuramente, no? C'è perché io ho le bestemmie che ho tirato a Dark Souls e a Bloodborne, io non ho mai tirato. Francesca, quando giocava a Sekiro, quello in Giappone, una sera mi ha detto, te prendo il gioco, te lo spezzo in due. E quanti calendari ho tirato giù. E io sono riuscito a finire Sekiro. Io non l'ho platinato Sekiro perché dovevo, cioè non so che cosa è successo nella fase di platino, che avevo salvato il salvataggio sulla chiavetta USB, c'era da fare una cosa per non finirlo tre volte. Io lo dovrei rifinire per la terza volta e io là l'ho mollato, ho detto non ce la faccio rifinirlo per la terza volta, perché so che boss mi aspetta un boss che è di dar culo. Però per il momento l'ho parcheggiato, perché però mi mancherebbero due obiettivi in croce, l'ho platinato anche quello, quindi però non lo so, cioè questo mi snerva proprio, fa sti cazzo dei piani, ci metti 20 anni. Ma poi tu devi fare un piano per volta e parlare con la gente che sei, metterti d'accordo, dividerti i compiti e la cosa diventa semplice. Dico, cioè, ripeto, mi pesa di meno fare una missione, per esempio un DCM 100 volte per avere un pezzo perfetto piuttosto che... vabbè, per dire. È più facile, Per dire, oppure magari fa ride. Robbe, ma tu hai capito, a me una mattina e un pomeriggio siamo arrivati al centesimo. Primo boss della stanza, il primo cacciatore ucciso, mi hanno lasciato come un coglione e ho perso il salvataggio. Non so, mai detto. Ma ti rendi conto? Io non ce la vuoi, ma come fa la gente ad abbandonare cioè dopo che ti sei fatto un culo? Lì sei un coglione, se stai a 100 non puoi abbandonare. No, ma 100 avevamo fatto il primo cacciatore che era entrato. Il primo cacciatore, cioè ma come fai? Dico, lì sei un folle, lì sei un folle, lì è proprio follaggio. Hai capito, ma ha fatto ricominciare un'altra volta al 91. Perché poi ero da solo, il match con io iniziato sono arrivato al 96, quasi 97, in un pomeriggio. Buono. Con un gruppo poi matchmaking, Poi ti dico, c'era uno che c'ha shade 48. Però sinceramente essere arrivato a 98 con tutti, con praticamente con Atomo e Oscar l'ho fatto. Sì, no, io il pomeriggio mi volevo abbattaggiare. È una soddisfazione. Cioè, sì, io non il matchmaking non neanche guardato. Però no, io l'ho fatto perché mi volevo abbattere. Beh, permetti Atomo, che sono più contento di averlo fatto con voi. Vabbè, questo sì, ma io ho sforzato me per orari, come faceva, dai. Se io prendevo il diamante ieri, metti al 97, metti. Faccio un esempio. Io comunque avrei staccato, non è che lo finivo. Boh, ma poi avrei preferito finirlo con voi, ovviamente. Però io mi volevo avvantaggiare per oggi, perché ho detto, magari se riesco a droppare sto cazzo di diamante leggendaria, diciamo una cosa più difficile. No, ma finché fa il diamante, fai un po' che cazzo vuoi. Cioè, prima tanto devi avere diamanti, c'è un cazzo. Esatto, è quello che volevo fare. Infatti a Beppe io ho detto mi sto avvantaggiando, almeno se riesco a prenderlo. Ci mancano solo i piani, che bene o male li fai rapidamente. Ma infatti dopo, se volete, visto che comunque io sono l'unico che manca quello normale, tu e Oscar e Dennis ce li ha tutti,
Oscar e tu e Oscar, che vi manca il leggendario, se volete potete iniziare a fare quelli. Io mi inculo da solo a fare, visto che comunque siete in tre, che in quattro per fare i piani non penso che vada benissimo. A me Giusy mi ha detto di fare dall'80 al 90, 90 per la leggendaria, ma non è che te l'ha detto Giusy, lo faresti anche te senza che te lo dice Giusy. Sì, perché vabbè, ti spiego, dal 90 al 100 c'hai le direttive. Direttive, esatto. Però lei me l'ha consigliato, io non sapevo questa cosa, cioè credo che le direttive iniziassero già dall'80 che inizia il leggendario. Invece lei mi ha detto, no, guarda che per quei 10 piani non ci sono. Detto, no, tu fai tutta l'eroica, arrivi all'80esimo con 3 o 4 direttive, adesso Atom non me lo ricordo, mi sembra 3 o 4. Mi pare da, 3. Fino all'80esimo ce n'hai 3 e poi te le tolgono dall'80 al 90, sei leggendario senza direttive. E poi mi ha detto di farlo in 2, massimo 3. Però io ti dico una cosa, Noi l'abbiamo fatto 3-4 e siamo arrivati in fondo. Doc, però ti posso dire una cosa. Più mob. Sì, però ti dico una cosa, io non voglio fare lo sbruffone adesso, però col gruppetto giusto, carissimo Alessio e Roberto, si fa. È tosta, eh? È tosta, però io e Doc... A livello mentale. Sì, ci abbiamo messo un po' di tempo, Doc e Andrea... È andata sciotta. Io, se avessimo avuto un po' di tempo, l'avremmo finito. Però abbiamo giocato. Io calcolo, c'ha il tempo fine 7. Non so, Oscar, se si collega. Ma... No, sì, Oscar si collega. Sì, sì. Ha detto fino alle 8. Quello sta esaurito. Gli sono venuti le emorroidi. Perché ha detto che vuole prendere pure il suo diamantino. Non ce la fa più. Allora, dopo, visto che a voi manca quello leggendario. Ma comunque si parte dal 50. Ma tu ce l'hai quello leggendario? Io sì, io ho l'eroico leggendario. Alessio, ma io ci sto pure io, eh. Sì, ma se vuoi dargli una mano anche tu, perché tanto comunque a livello normale non posso farlo tranquillamente da solo. Io non vorrei dire, ma te mi sa, Alessio, che hai bisogno di uno, un'anima buona che ti apra le casse. Dici? Beh, c'ha le mani bruciate anche te. Cioè, per gli altri no, ma per te c'ha le mani bruciate. Io calcolo il normale e il difficile. Allora, di aperte io ho aperto, me la sono aperta solo quella in difficile. Che hai trovato il diamante? L'ha aperta ieri Oscar e me l'ha trovata. Anzi, te ne dico un'altra, quella in difficile l'aveva trovata Giusy, perché la prima è Giusy. Io neanche quello ho trovato. Io di casse mie aperte erano tutte gialle, quindi li mortacci delle mie mani di merda, quindi... Io anch'io ci ho messo tante volte per farle. Sì, tu dovresti prendere fuoco. No, vero, ci ho messo... Io sono stato fortunato, che è fortuna, sai. Fortunato nel gioco, fortunato nell'amore, come fai? La mia classe, il suo è puro. Mi diceva... Era il figlio della signora... Contessa Mazzanti Andalumare. Oh, è uscita. Però veramente è stata, mamma mia, un parto veramente. Sono arrivato all'ultimo giorno, l'ultimo giorno della via questi qua. Io capisco che volete mettere una modalità, però così è troppo. Non è troppo. Ma ripeto. Le hanno detto comunque, eh. Io ho visto vari video, dicevano, ah, preparatevi perché sarà molto frustrante. Guarda, ma lì ti metti, lo fai, poco da fare. Ci vuole tempo. Devi perderci tempo. Ci vuole tempo. Io tanto lo so che sta corazza non servirà a cazzo, ragazzi. Sono sicuro di questa cosa. La corazza? E invece secondo me è l'unica cosa che serve. Dici usi? È tutta rossa, ragazzo. Lo so, però dipende se vai a togliere poi una build DPS, dipende che DPS ci puoi fare. Ok, tu ti vai a perdere il 15% di critico, bisogna solo vedere quanto fa di sanguinamento. Doc, ma tu hai capito, un ragazzo della brigata, mi sembra un capo clan o un della brigata, gli ha droppato un altro dentro la cassa. Per lui ce l'aveva già preso il progetto, ne ha trovata un'altra di quella. Ma quando tu lo trovi, hanno fatto vedere anche il Mitra, che una volta che l'hai preso, poi lo trovi, eh. Quindi c'è possibilità che se uno lo droppi un esotico, quando droppi un esotico, poi lo droppi anche nei riferimenti. Dai, almeno uno si deve fare qualche busto e glielo può passare a chi non ce l'ha, eventualmente.
Però la summit è una questione di principio, si deve finire. Cioè non esiste. Bravo Atomo. È una questione di principio, perché devi farti coraggio, cioè non è che ci devono rompere il cazzo per questa modalità. Non è che romperti il cazzo, no, che poi no, sta da fornire, sta da fornire. Sì, lo so, è come sta da fornire quando finisce Ride. Però Ride è più stimolo. No, 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 è una soddisfazione tripla. Guarda che a me non mi hai mai sentito dire un cazzo, io quando ho finito il summit vaffanculo figli di pum, mi sono messo a fare no, basta, cioè non esiste. Io veramente mi sono tolto un peso. Io sì, adesso mi faccio una Wall Street. E dai, aspetta, fa un po' vedere se aspetta che pure a me. Che esco. Vedo un se attimo può. Che mi manca. Ragazzi, se ci avete tempo. Culo Roberto, che siete in quattro che dovete farlo, meglio di così. Esatto. Culo sì. Il problema è che anche comunque questo weekend qua mi sembra che non ce la facciamo. Anche se arriviamo al 90 per dirti. Che sabato e domenica? Perché mi sembra che domenica. Allora, no, io sabato, esatto. Io sabato lavoro il pomeriggio, ora ci sono la sera. E anche Oscar mi sembra. Però domenica, io dico una cosa. Domenica io invece faccio pomeriggio, però poi la sera festeggio il compleanno con amici miei. Quindi tu non, domenica io non ci vabbè, però se qualcuno c'ha il salvataggio a 90. Se qualcuno c'ha il salvataggio a 90, il ragazzo che viene dopo si fa solo 10 livelli. Certo. Che è la cosa importante. Ragazzi. Io lunedì ci sto tutto il giorno perché ricordo, quindi quello lo so. Quindi lunedì penso che mi massacrerò, non lo so. Lo dico. Non ci sono più pazienza. Si può provare lunedì e poi la prossima settimana penso che a meno di impegni ci cioè dovrei essere a pomeriggio. Però ecco, questa settimana, siccome è il compleanno mio, cioè, festeggiavo quello, festeggiavo quell'altro, giovedì vado a cena fuori, quindi... Mamma mia. Ce l'hai fatta. Ma io sto a 41 di 60. Questa qua è la mia cosa. Due missioni. Questa qua è... Questa merda qua di affare è la mia. Perché? È da fare tutta col tank, tutta così. Che Kiner mi ha fatto fare. Comunque due missioni mi mancano. Boh, se vuoi facciamo Wall Street. Facciamo Wall così Street prendiamo. E una cisterna che si può fare, prendi 10. Cazzo, ti sapevo ti. È appena finita. Vabbè, la faccio in matchmaking, tanto. No, boh, la rifacciamo, tanto aspettiamo. Allora. Ingegnere idraulico. C'è sanguisuga perfetta. Uh, 96 mod, ma stiamo scherzando. Poi sai cosa ho visto? Che quel ragazzo, come si chiama? Che ha fatto la live, quell'americano. Cazzo che mi dimentico sempre come si chiama. Si è fatto ma tutto. King? No, King, quell'altro che ti ho detto io, porco Giuda. Ah, Viz. Viz, oh, si è fatto tutto in due. Io l'ho visto là, lui e un altro con un DP, col DPS Providence. No, Providence e però Airaldi, entrambi. Oh, andava a terra in due secondi, ma porco quel Giuda si è fatto tutta la cosa da solo, con tutti e due, Tutti e due. Fucile. Cecchino. Hai capito? Fucile. Ha messo, in grazia di Dio, e ha fatto la situazione. Madonna. Niente, ancora adesso vado un cazzo. Mannaggia, Pietro Borgo, mannaggia. Vabbè, ma no, sto esotico, sarà difficile da trovare. No, nominale, sarà difficile. No, non pensare. E adesso guarda, nominale di questo qua è più facile. Un po' vedere se ce l'ho io il nominale della Badger Tough, mi pare che ce l'avevo. Lo so. Ma io sicuramente ce l'avevo, ma l'ho distrutto. Al 100%. Prova a fare Badger Tough. Fa missioni o non so cos'è, se avamposti. A Lincoln, alla... No, come caso che sto facendo? Con gli Island lo sto speriamo facendo a ripetizione. Mi pare che ce l'avevo. Lo speriamo che ce l'ho. I nominali le salite non li butto mai. No, infatti io ce l'ho per... Ma chi è che rompe il cazzo con questo supporto? Chi è? Allora... Ah, corazzati? Sì.
Mi sa che non ce l'ho. Io ricordavo da che ce l'ho. Forse ce l'avrò su... magari sul, do... sul secondo personaggio potrebbe essere. Magari ho passato là. Devo vedere. Se no là devi fare Badger Taffasturo che intentata. Sì. Tanto prima o dopo te la dà. E l'altra roba che devi donare cos'è? L'arma con sadismo. Sadismo, c'è una marea di armi con sadismo. Una marea. Il busto? Ecco acqua, sadismo. C'ho nemme K17 polizia e ce ne ho troppe le armi con sadismo. Pure ieri mi pare che l'avevo droppate. C'è una marea. Quello non è un problema. Però la cosa che mi fa... la cosa adesso che mi fa piacere è che con queste attività hanno dato vita un pochettino al gioco, eh? Perché tu per prendere questo gioco. Sì, beh, ha messo qualcosa di nuovo, se no. Cioè, era morto lì. O facevi raid a nastro. A me di per fare un'altra volta i cacciatori, le cose. Motivo per bestemmiare, dai. Sì, esatto. Bravo. Sono dato un motivo per impregarsi. No, ma questa quest qua è lunga, tipo la quest di Destiny, che tu devi fare 50.000 cose, perché devi fare veramente tante attività per poterti a portare a casa sto giubbotto, eh. Ci penso io, grazie. Quello, eh. La facciamo in due, Roby, o sì, facciamo un matchmaking? In due. Facciamo in due, che andiamo verso pure più veloce, se non meno mob, dato con due tattici, penso che... Tattici? Sì. Ok. Se no, no, ma che ne so, io di solito... Sì, sì, beh, magari il pezzo finale metto DPS, così. Porco Giuda, mi fa sempre sbagliare. Però devo dire, da almeno a quei piani te droppa... A me ieri mi ha droppato i guanti quelli del mercenario tutti cappati, devo dire la verità. Droppa bei pezzi cappati, quell'altro giorno mi pare che ho preso le ginocchiere ferris tutte cappate. Ma buono, aspetta che la faccio ripartire. Devo dire, cioè, devo dire la verità, almeno droppa bene. Non c'è modo di non almeno quelli. Ma ti guiderò meglio che posso. Ok, pronto. Vai. Passare per la pista dei go-kart. Avrai compagnia. C'è una pattuglia da quelle parti. Radio nemica. E poi ieri stavo in pug, cioè stavo in matchmaking. E calcola che quelli che stavano con me a un certo punto mi fanno, devi venire qua in mezzo, tipo nabbo, no? In inglese. Cioè io ho il tattico, devo andare in mezzo. Che danno faccio io? Mi aprono. Infatti stavano sempre per terra, quelli sempre per terra stavano. Io calcolo, a un certo punto ero rimasto da solo, mi è imboccato il ciccione dentro, io il ciccione me lo sono fatto, cioè da solo, ero arrivato fino all'ascensore, ho detto se non ammazza adesso mi stronca. Infatti poi sono riuscito, io ho messo la torretta davanti, l'ho ammazzato. Poi sono entrati 3-4 mob e mi sono fatti girando intorno alle poltrone, cioè da solo. Io non ce l'ho il sangue freddo, raga, cioè io nelle situazioni che sto da solo vado in panico. Però sono riuscito a farcela. Se non era ce per me... il sangue freddo? No. Io quando sto da solo vado in panico. Non riesco a gestirla. Occhio, roba immortale. Ah, beh, è vero. Mi si è buggata la torretta. Fantastico. Non riesco a gestire... Cosa basta, Non c'è ancora qualcuno, no. Mi sa. C'è ancora... No, basta. No, basta. Vedi che ci stanno pure meno uomini. Hai sentito Beppe, Doc? No, non sento questa sera. Ho visto che parlate, ho letto dei messaggi. Sì, sì, vabbè, io ho scritto, insomma, pure lui già per sapere come stava, insomma, pure per tranquillizzarlo un po'. Beppe è un po' ansioso. Con una situazione del genere, beh, ovvio, però penso già chiunque. Lui de suo lo dice sempre che è un po' ansioso de suo, ma ha detto una volta, quindi so che io poi pure io nella mia vita sono ansioso, quindi so che vorrei. Merda.
Ti dico solo che mi devo fare le ecografie al cuore la settimana scorsa. Ah, qua. Mi devo fare le ecografie al cuore la settimana scorsa, perché sono andato a fare elettrocardiogramma per il certificato medico per la palestra. E mi hanno riscontrato un ipotetico, un'ipotetica ipertrofia al ventricolo sinistro, vuol dire che in pratica la parete si era ispessita. Allora mi ha detto, guarda, è tutto a posto, però magari fatti un'ecografia al cuore. Quando mi ha detto così, calcola, sono stata una settimana con l'ansia. Sì, esatto, questo è uguale. Vabbè, io voglio capire una cosa, cioè, ho capito male, al testicolo, cioè se che il testicolo al con ventricolo. Il... Ah, no, no, non capivo, no, il collegamento. I testicoli ce l'ho ispessiti da una vita, non ti preoccupare. Infatti. Sono ispessiti già di loro. Ma pure i miei, ma pure i miei. Tutte le rotture dei coglioni da vita quotidiana, quindi ma pure... Io sono crepati, io ce l'ho crepato uno praticamente. E quindi niente, sono stato una serie, io poi sono ipocondriaco, regà, quindi io finché non mi dicono non è nulla, io sto per morire, quindi mi figurate, ho fatto così. Porca troia. Io finché non mi dicono non c'è niente, infatti sono andato dall'ecografo e mi fa, mi dispiace, non ti riesco a trovare nulla. Mi ha fatto pure ridere, perché poi mi ha messo pure a mio agio, perché ha visto che non sto agitato. Però per dire, io se mi devo fare una cosa sto agitato per... finché non me la faccio. Capisco, basta, quindi stamattina gli ho scritto, poi fortunatamente già che non c'aveva più l'emorragia già è una cosa positiva. Però è brutto soffrire pulci, ragazzo, pure per magna, disse attento, il piccante nuovo magna, quello no, non dite al culo, pure la vita. Vabbè, gli danno i gastroprotettori. Sì, sì, no, quello sicuramente, però... A me mi dici, mette d'orgo da magna, moro, certo. Ti spero non hai mai il diabete un giorno, devo poter mangiare sempre tutto. No, vabbè, guarda. Perché, oddio, se a me mi toglie il cibo... È una delle poche gioie della vita che mi rimangono. Mamma mia, bello, mangia. Infatti mi sfonda adesso. Però faceva ridere questa cosa degli spessi, dell'ipertrofia. Perché in pratica diceva che con l'esercizio fisico... veniva proprio per quel motivo, cioè chi fa sollevamento pesi o comunque magari esercizio fisico può venire e sforza. E io ho detto, cazzo, la palestra dovrebbe far bene, la consigliano per... che è pure per star salute e fa venire queste cose. Magari te sta cosa. Ma chi è? Dottore. Ah, tesoro, non rispondo, non lo so. Lascia una cagarella. Oh, sto drone in parte, oh. Ah, ecco io. A me mi si è buggato prima la torretta. Adesso va, adesso effetto. È partito. Però del summit, Doc, bisogna prendere anche il giro buono con le direttive che non rompono i coglioni. Ma noi l'abbiamo fatta senza un'abilità e senza i colpi. Vabbè, allora, guarda, io ho provato le abilità che una te va in cooldown e l'altra la usi, però con la build tattico, rapidità abilità, sono 10 secondi. Sì, No, aspetta. Io ti sto parlando che io ho fatto gli ultimi 40 piani col DPS. Ah, ok, però io ieri l'ho fatto DPS, in cooldown. Col DPS, mi dispiace. Sta sempre tu... per terra. No, sì, oh, io guarda che sono fuori, mica bello in alto. No, però dico, stai sempre per... No, mica te, io dico in generale, quando spari comunque, ti fanno un botto di danno, cioè, nel senso che rischiano sempre per te. Ma gli stato. Ultimi avevo piani... Avevo ogni tanto che bestemmiava un po', ma mi tirava su. Ma li avete fatti col DPS? Cos'era, due tecnici e un DPS? Io ho fatto due tecnici su DPS e un medico alla fine gli ultimi due piani. Poi alla fine fatto in quattro l'abbiamo fatto. Okay. Alla fine serve effetti d'estato e tutti i DPS. Ma secondo me un tecnico ci sta bene. Un tecnico due DPS e il medico non so se lo usi gli effetti di stato, no. Scusa. Porco dio. Elimina gli... Ah, il Riker Elite, effetti... porco effetti dio. D'estato, sì. Alla fine lo usi perché se tu schiumi, alla fine li schiumi sulla soglia, con le trappole, quelle elettriche, li immobilizzi e i DPS si sfondano.
Però io penso, io dico una cosa. Io sono d'accordo con un ragazzo che diceva, io penso quattro tattici te li puoi fare. Bel quattro tattici te lo fai tutti. Se parlava sto ragazzo che io seguo su YouTube, riferisce che fare quattro tecnici va sciolto a fare il summit. Non lo so. Andre, dimmi, non ho visto adesso le telefonate, ma chiamate, che è successo qualcosa? Andiamo dentro, va. Era piccolino, sinistra, va. Siamo più riparati. Ho capito. Io senti, ma le granate vanno contro il cornicione. Peccato che Dorette non gli fa... Ah no, Ardone non gli fa danno a carro armato. Non lo so. Ma non viene da allora calcola che noi dobbiamo fare, ci facciamo i livelli anche della leggendaria almeno fino per trovare il coso lì, il diamantino, poi eventualmente sto weekend ma secondo me aspetto lì quelli che dicono dei quattro tecnici, non ti preoccupare, vai tranquillo, ciao. No, ma magari uno ha detto uno. Andrea se allora quattro tecnici e non Drone Torrey, hai visto l'altra volta Atomo, avevamo io adesso non quello di Oscar non lo so, ma io ho il tecnico capato, hai visto Dennis l'altra volta cosa ha detto, adesso si va meglio perché fai prima, ti stressi meno, col DPS si stressa il DPS, ma è certo, ma tu metti a Torrey, non è il problema. Però ragazzi, a metterti lì con le torrette, aspettare che la gente esca e gli mandi il drone si inchioda e quando è ti arrivano, ti pushano, ti sdraiano. A me se mi pushano li scoppio, il problema è tutto lì, capisci Atomo? Sì, sì, no, però secondo me un paio di tecnici no, i due tecnici, allora se giochi da 4 puoi metterci tutti i tecnici che vuoi, ci vuole secondo me un dottore alla fine. Doc, io e te non abbiamo proprio parlato, abbiamo proprio giocato, io vi dico che non ci stressavamo proprio, abbiamo giocato veramente relativamente tranquilli, abbiamo giocato relativamente tranquilli nonostante che abbiamo fatto un burdello di volte. Beh, io ero tranquillo, giocavo con uno che aveva 2500 paragon lì qua, no, comunque veramente io sono soddisfatto, infatti te l'ho scritto. Sì, cioè è stato difficile, però se trovi c'hai il gruppetto giusto vai. Beh, ma diciamo che neanche siamo degli sprovveduti, Atomo, dai, su, non posso più giocare. No, ma io sai, sono sempre negativo. Ti posso assicurare che io quando facevo il boss mi veniva da vomitare. No, ma scherzi, mamma mia. Col DPS ti spacca il cervello, poi vedrete voi, penso Zagar proverà, non lo so. Sì, vedete che prova. Proveremo tutti quando sarà. Io ho fatto tutto il pomeriggio col DPS fino alla sera alle 10:30. Mi veniva da vomitare. Sistema di puntamento sotto. Ti credo. Vabbè, però ti dico una cosa, arrivato a 4 ore, 5 ore di gioco intenso, perché cioè pure io gioco tante ore, ma cazzeggio, parlo, lì sta proprio concentrata Alessio, mamma mia, veramente, cioè ti dico, io, a me veramente mi ha stancato, cioè fare 3-4 livelli a ripetizione, mamma mia, mi ha stancato proprio, veramente, cioè veramente snervante. Ripeto, raga, ieri ho fatto in matchmaking, c'era uno che c'ha 48 de orologio, porco due. Ma l'altro bene o male stanno oltre i 1000, però questo World 48 era un casino. Poi ho guardato la build, raga, vabbè, noi veniamo guardato. Beh, capisco che magari do ancora farma, stava a 48. Però poi veniva a fare, infatti calcola che lui per uccidere un mob leggendario ci ha messo penso un 5 minuti, raga. Eravamo morti tutti e si doveva fare un mob e c'è uno scudo di vita leggendario.
Ho messo tipo 5 minuti, raga. Una marea. Ovviamente non c'ha il danno. Ora io sto qua a destra. Sì, un momento, la torretta là al centro, sulle travi. Là. Ha detto Oscar, la, sì, mi hanno lasciato un posticino anche per me per fare summit. È ovvio, ci sta sicuramente. Ma certo. Ma stiamo scherzando. Appunto, come fa? Comunque adesso io approfitterei adesso, se così avete voglia ci facevamo i primi 10 livelli là, normale. Sì, un attimo che finiamo qua per la League, finiamo Wall Street. Elimino alcune loro difese. Ma una cosa, ma l'evento che hanno messo non è le casse, vero? Non ho più munizioni. Non è l'evento quello delle casse, che ti riprende 60 casse, no? Sì. È quello? No, devi fare le stelline. Quello con le stelline. È quello tipo rianimato, per dire. Sì, okay, esatto. No, me ne frega un cazzo. No, quello non lo faccio. Io vedremo, approfitterò. Le casse, sì. No, vabbè, voglio concentrare per fare sto cazzo del grattacielo. Bravo, bravo, è così che mi sì, proprio forse così, Robè, perché mo ti ha dedicato solo a sta cosa qua. Perché non ho fatto... Guarda che, allora, io la settimana la League non l'ho fatta e neanche la caccia. E la caccia all'uomo io l'avevo, poi perché ho detto sabato e domenica mattina vado a caccia, non ci sono, e poi domenica mattina era vento di mare, me sono dovuto venire a casa, mi sono messo alle 9:30, l'ho finita all'1:30, ho fatto anche la caccia, ho fatto tutto, la settimana ho fatto tutto. No, io mi sono tolto League, cose così, almeno ho fatto tutto, caccia all'uomo, poi ho voluto raggiungere, ecco, il 55 perché volevo prendere al mitra. Poi ieri l'ho rerollato, l'ho quasi cappato. Ma l'hai preso la mitra? Sì, sì, la mitra l'ho presa. Anche il pastorale ho preso, sì. Cos'è? Vabbè, non so. Il pastorale? Nel senso, la mitra e il pastorale sono due reminiscenze da Chirichetto, sono due oggetti del cardinale, sì. Esatto, la mitra è il bastone quello lungo, da pastore. Sì. E invece, cioè il pastorale è quello, invece la mitra Senti è il cappello. Che religiosi che sono qua. Esatto. E io ho fatto il Chirichetto, facevo. Sì, beh, anch'io quando... E... Infatti la valvola mitrale, quando sono andato a fare l'ecografia al cuore, è assomiglia proprio a un cappello del cardinale. È fatto uguale, appunto, in pratica regola il flusso del sangue in aorta. Ma ha fatto vedere cosa. Dio bastardo, porca botta, ecco. Comodato, Dio cane maledetto, porco Dio. Un momento super quark. Allora, vediamo qua come siamo. Fammi passare, bene. Porco Gesù. Mi sentite bene? Sì. Ah, ok, no, perché di solito visto mi dimentico sempre di levare su PlayStation Camera, se cose qua. No, prima sentivo un po' di eco, ma adesso... aspetta un attimo. Sto sicuro che... Ma in teoria dovrebbe passare automatica le cuffie quando c'è un cazzo di Cernecco. Fine della storia. Robby, ci sei? No, aspetta. Boh, mi metto DPS. Eccoli qui. Non sopravvivrai a questo. No, ok, ci sto per cuffie. Allora. Ah, poi ieri addirittura i cacciatori al 94esimo sono usciti. I traditori, anzi. 5-6 traditori sono usciti. Sì, per quello. Oh, ma prendiamo 9. Vabbè, lo facciamo comunque. Ma cosa? La Wall Street è 9? Sì.
Ma porco Giuda, guarda dove è saltata, guarda, guarda qua, guarda, guarda, guarda. Ma dove è saltato dall'altra parte, guarda. Agente fuori combattimento. Ma come si fa? Se c'è il DPS ce la potremmo fare. No, in 30 secondi no. Dipende da dove cazzo esco. Com'è il gruppo che fa DPS speciali? Dai, vado a messa la torretta. Come si chiamano? Vabbè sti cazzi, o basta capa. Uno andato. Due andato. Due andato. No vabbè, andiamo, famo sti cazzi. No, 4 secondi. No vabbè, pazienza. Vabbè, l'importante è famo 60. Grave trauma rilevato. Rosso. Bulletin. Come sei, bastardo? Wow. Chiesta assistenza medica immediata. Agente neutralizzato. Ma fulminate che bastardo, sì. Cecchino. Ti serviva? No, io ho droppato dalla casa. No, ma ti servivano per i rossi, per qualcosa? Allora, se non ti servono che sei pieno, io me lo prenderei per smantellare. E sono rimasto prente a secco. Ieri ho portato quasi cappato. Guarda, non è neanche male, comunque. Se in caso, allora mi tengo... Vabbè, se ti serve a te... No. Perché ieri me li so... Grazie. Ieri me li so prosciugati veramente tutti. Perché ho rerollato la mitra e l'ho portata quasi cappata, e poi mi sono rerollato pure la macchinetta, perché visto una build con la macchinetta l'ho detto quasi quasi che mi porta al massimo per il cacciatore. Ma poi ti sblocca quando fai quel cazzo di orologio lì, ti sblocca qualcosa. L'orologio. No, se fai completi progetti tutto quanto ti sblocca qualcosa di particolare. Ma di che? O ti dà solo l'armatura? No, ti dà solo l'armatura. Solo la corazza di Ridgeway. Quindi completi il summit ti dà lo zainetto e fai il progetto ti dà no. L'armatura? Completi il summit ti dà la toppa, lo spray e solo, e ti dà il progetto. Lo zaino lo prendi col passo. Ovviamente, al 90. Ah, ok. E sì, sì, tranquillamente col passo. Quindi mitra pure. Mitra al 55, al 90 prendi memento che è lo zaino. Lo zaino è tanta roba. Se io ho visto che lo usano nelle build col cacciatore. Okay. Perché in pratica quando tu spari e c'hai, a seconda di quanti attributi rossi hai, o attributi blu hai, o attributi gialli hai, lui ti dà un'arma, corazza o dannabilità. Ti sì. Raccoglie 20 delle. Come delle. Te lascia ogni mob te lascia degli oggetti. In pratica tu se li raccogli ti dà in pratica danno arma, danno abilità e ti usa tipo delle medaglie. Ah ok. Tipo vedete. Robby sei ancora lì? Io ci sono. Toh, sì, neanche questo. Robby, io l'ho provata sta build, ma il fatto è tosta, Cioè nel senso è delicata come. Figlie danno, Figlioli, ma la build non è detta per usare con mitra lì, No, ma anche se non usi il mitra, però... Io ho visto, guarda, quello che ho visto con la macchinetta anche. Io l'ho visto che addirittura c'era uno che lo usava col coso, con male col camaleonte. No, camaleonte c'è. Appunto, non c'entra un cazzo, ma faccia dei danni. Ci vuole un'arma che tu... Nel frangente in cui prendi sanguinamento devi sciogliere completamente anche perché stai a corta distanza. Quindi lì c'è adesso un output di danno che appena spari lo disciogli. Ti basta 1.150.000 di danno con il camaleone. Beh sì dai. Si gioca col camaleone. Quindi era senza un come si dice? Senza un buff del 15%. Esatto, perché quello è shotgun, infatti quelle che ho visto usano il Super Marine, Super 90 Marine, oppure dice che se hai il mocio è perfetto. Qua
Allora, boh. Adesso, Robby, cosa vuoi fare? Io me la faccio dopo la nave esterna, non ti preoccupare, ma stasera quando tu. Perfetto, ok. Tanto manca se sei vedere. Sicuro. Ma vai. Allora io direi che intanto che arriva Oscar e Dennis possiamo iniziare dal 50 e fare un po' di piani. Che poi tanto a te mancano l'eroico, Robby? Eroico è molto difficile, sì. Perfetto. E leggendario ovviamente. Arco, quello però. Vabbè, quello era implicito. Allora aspetta che trasferisco. Ah, io ho mandato. Sei sicuro che ti conviene fare quel lavoro lì? Poi io mi sgruppo, che entra Dennis e mi faccio... Ma a lui gli manca molto difficile. Io non so se tu ce l'hai. Io no, però dopo magari fanno avanti in due. Ah, e due fanno... E due. Ah, sì, allora sì. Poi non lo so se... O tre, non lo so, come gli va meglio. Non è un problema. Cioè, giusto in modo di fare un po' di livelli. Così da ritrovarci magari sabato o domenica al 90 come minimo. Ah, ma io penso al 90 ce la faccia. Ma io direi anche venerdì, Alessio. Boh, ti fai 10 piani al giorno. Ma sì, dai, ce l'hanno fa. Dal 50 al 90. Sì, ti dividi, secondo me è la cosa migliore. Almeno non ti stressi, fai solo 10 piani e poi arrivi. Poi comunque quando arrivi al 90, poi cioè basta alla fine anche all'80, che poi ci provi per prenderti il leggendario. E poi se hai culo di trovarlo alla prima cassa, prendi e vai avanti, insomma. Se no comunque dopo li prendi a fare dall'80. Io venerdì che sto tardo pomeriggio pure sera. Allora io venerdì ci sarò fin le 7 più o meno, perché allora poi la sera sono a cena. E sabato ti dico, non lo so, uscendo venerdì magari sabato sto a casa, non è un problema. Io sabato sera e quindi al limite possiamo provarci a fare qualcosa sabato sera. Io calcolo la sera, di solito sto a casa 9:30, così ceno, 10 so collegato. Però vai a fare il riposino. No, ma è stacco alle 8, quindi sono bello, bello bello sveglio. Stacco alle 8 da negozio, poi ora che arrivo. Comunque per le 10 sto a casa. Allora, vediamo intanto da che piano mi fa ripartire qua. Perché se... Ma sai che posso partire già dal 90? E come? Io posso già partire dal 90. Ah, allora te l'ha tenuto. Sì, si vede che non c'entra un cazzo, allora, non si resetta. Oddio che bello. Se fosse quindi possiamo fare quel cazzo che stupendo. Vogliamo. Sarebbe stupendo se fosse così. Non è che sei buggato. Sì, ho già selezionato il 90, quindi okay. Sono a posto. E allora aspetta. E allora conviene prendere i diamantini a sto punto. Ditemi sì. Voi. A te Robby manca difficile, molto allora, difficile, giusto? Allora, a me manca molto difficile, eroico e leggendario. Ah, ok. Normale e difficile mi pare che... Aspetta, riconfermo. Allora, c'ho difficile e normale. Allora, allora facciamo molto difficile. Quindi dal 20. Allora, però posso dire una cosa? Alessio, ma se tu adesso... Ah no, tu a 20 puoi andare, no? Perché se non vorrei che poi ti azzera i salvataggi, no? No, perché ho provato volta... anche l'altra volta a partire dall'1 e comunque mi teneva il 90. Poi... Perfetto, allora fai così, dai, sei così. Penso quindi, che una volta sbloccato il 90 ti puoi muovere su e giù come ti pare. Sì, vabbè, quindi volete fare due persone o tre o quattro. Atomo, se non hai niente da fare, vuoi unirti? Ma no, che ma poi sì. Magari... Sì, ci sta. Poi magari... Ma poi magari quando arriva Oscar,
Oscar, tu e Roby potete fare leggendario, provare il leggendario, l'80. Mi dai una mano, io e magari con Dennis proviamo a fare quelli sotto. Perfetto. O a vedere anche okay. Allora quello mi che gli manca, se gli manca qualcosa a Dennis. Allora mi unisco. Sì. Io vado un attimo in bagno e arrivo. Allora, mi unisco ad Alessio. No, roba veramente tosta proprio, mamma mia. Cioè, è stata una cosa impressionante. Mamma mia. Ma più che altro è tedioso. Sì. Quello è fatto. Ripetitivo. Siamo arrivati a 97-98, perdere, andare giù e ricominciare da no, mamma mia, è una cosa che ti fai girare. No, però ieri io mi sono accorto di una cosa. Allora, mi sono accorto di una cosa. Eravamo morti al 95. Ti porta al 94. Il 95 invece ti, mi chiedo che ti riportava al 91. No, no, vabbè, ma quando tu dal 97 vai al 98, 99, ritorni al 97, fidati che ti girano i coglioni. Eh sì, lo so, ma immagino. È Atomo. Mamma mia, guarda, io veramente mi stavo mettendo a piangere. Ho detto cazzo, un'altra volta dal 91. Invece no, poi quando ho visto 94 ho detto ah, meno male. Mi stavo mettendo a piangere. E poi ho visto che dal 91 in poi è solo un piano, invece i piani sotto, hai visto che per salire per esempio dal, che ne so, dal 20 al 21 devi superare un paio di stanze, capito? Un paio di scalinate. Devi invece quando sali, pare. Esatto, invece agli ultimi piani, meno, almeno quello che quando sali a scala stai già all'altro piano. Cioè i piani sono unici, capito? Cioè, una volta superato quello, vabbè, perché non lo so, cioè, esce il mondo. Se fai due o tre stanze, affitti domani. Almeno quello. Però devo dire la verità, troppa poco bene. Almeno quello. T'ho detto è droppato un sacco di roba cappata. Pure che ho cambiato, tipo, ecco, i conti del mercenario, mo metto questi. Allora, prossimo livello. Ah, il progetto de... Eccomi. Allora, boh, avete i due tecnici? No, no, io voglio... ho messo DPS. Quello che volete. Ok, boh, allora mi metto tecnico anch'io, così. Se tu sei DPS, li sciogli tu. Sì, sì, almeno se sbriga, credo, tanto sono piani facili questi. Boh. Che piani sono questi qua? Dal 20 al 30. Dal 20 al 30 o dal 20 al 50 mi pare che sono molto difficili. Da 20 al 50, ok. Poi se avete qualche suggerimento per fare qualcos'altro ditemi voi. No, perché no, se c'è un tecnico me lo volevo mettere anch'io, provare un attimo il DPS. Però lo provo solo una volta, poi dopo lo tolgo, Vabbè, sta maschera è solo decorativa, eh? Sì. Anton? Sì, sì. Ah, non c'ha, non è come il vile, okay. No, è come quella della prima stagione, quella nera. Esatto. Sì, che è brutta la peste. Sì, madonna. Vabbè, perché pure questa pare Re Mysterio, cioè pare quella del Re Mysterio. Camadò. Via. Occhio alla chiave. Guarda, io poi per lo step di cacciatori non c'ho problemi, non ho fatto, cioè a New York me ne mancano due, a New... cioè sì, a... No, a New York mancano tutti e a Washington ne mancano due, quindi per quello non ho problemi. I cacciatori. Quando sarà. Infatti, quando sarà il momento, verremo tutti nella tua mappa. Esatto, perché, boh, perché ti rifai tutti, magari. Aprimo? Vai. Sequestro di ostaggi vicino. Subito. Ma che c'è? Ma qua. Iniziamo con i black task. Occhio a sinistra, cane viola. No, a destra, scusa. Medico a sinistra.
faccio il jump. Cane. Boh, sciolto. Ok. Comunque ultimamente col DPS sto usando la duretta. Devo dire la verità che è comoda. Mai le scintilla? No, no. Però li tiene a bada e comunque faccio danno. Non lo so, okay. È comoda. Mi trovo bene. Almeno li tanca, capito? Io ho più, più spazio, più finestre per, più finestre per sparare, perché tanto loro vanno tutti sulla torretta. Il drone sarà meglio. Sì, sì. Ah, vabbè, sì, pure la, il drone aggressore. Io con scintilla ce l'ho tutte e due. No, ma io uso, sì, no, ultra pericoloso, sì, vabbè. Giusto per far tanca lui, capito? Almeno non mi rompo. No, no, io l'ho messo in tutte e due perché mi critta praticamente sempre scintilla. E in più prendo la metà dalle botte perché sparano a quelle due cose lì. Esatto. Sì, sì, come diversivo. Tanto bretta. Una bomba, abbiamo distrutto la cassetta. Ah, ma non penso che... ti cura. Eh sì. No, però dico, cioè, facciamo tanto di quelle danno che penso che... Anche a molto difficile, no? Esatto. Sì. Magari al leggendario la distruggevo perché. No, io con DPS la fondi anche al leggendario. Ah, beh, sì, però pure. Sì, infatti pure col tecnico poi ho visto che. Auto mini tank. Attenzione che ti escono da... Ce l'hai, Robby? No. No. Vabbè, tanto vengo lì a... No, ne rimanete dietro. Tanto va vicino io alla finestra. Ok. Ma perché non rianima, cazzo? Si vede che non riesce a prenderlo. Sì, vabbè. Occhio che sono usciti di nuovo. Aspettato io. C'è un pazzone. Comunque raga, la pistola questa card è buona, a me piace. Credo devo ancora provare. Bella, no, bella stabile, fa bei danni. Sì. Sì, non è male. Poi ma è quella nominale? Sono... Sì, quella nominale ti dà pure più una fascia abilità. Però ovviamente se, se impugni la pistola. Ovviamente. Io ma sono messo perché il boomstick è un po' troppo lento. Sta bene magari nel tank. Sì, esatto. Se così ti dà più una fascia abilità, magari se te manca. Tutto sta a vedere come spara. È abbastanza stabile, poi fa bene. Ma di colpi ha? Pare che ne ha 8. Aspetta, quindi ne arriva a 18? 19. Se ci metti il caricatore. Io ci ho messo il caricatore e sta a 19 colpi. Se spara diritto è bello che ha venduto. È da mettere sopra il al tank. Sì, guarda, io rinculo praticamente ce l'ho nullo. Non rinculo per niente. Cioè, è poco, molto poco. La riesce a gestire tranquillamente. Infatti mi sa io me la sono messa sulla build da Morozova, quella da tank, quella il baluardo. Io comunque la chiave non l'ho sentita, la chiave non l'ho sentita. No, ma il prossimo, ma sicuramente il prossimo esce. Sicuro. Di solito ieri ce l'ha droppata sempre all'ultimo piano dove sta la cassa.
capotto. Allora. La chiave sopra non c'è, eh? Ah, ma se la diventa al 23 sicuro. Oh, andiamo al 23. No. C'è niente. C'è niente. Chi deve prendere la chiave a questo livello qua? Io. Ah, ok. Anch'io. Anch'io, sì. Tutti e due. Apri te Atomo, che uno dei due la prende sicuro. No ragazzi, non mi date questa responsabilità, se no viene l'ansia. Dai, ma non ce l'hai l'ansia. Tu c'hai solo una cosa, Atomo, c'è una cosa sola. Culo. Rotto. Più culo che sentimento, dicono. Esatto. Proprio anima, come si dice a Roma. È quello che dice, troppo mai niente. Piove sempre su bagnato. Esatto. Esatto. Tu dici pescaramanzia, beh. Che stecca. Oh, è caduto, è caduta. Oh, ti confermo. Ti confermo, ti confermo. Oh, già stanno a forza, sì, bastardo. L'ho sentito anch'io. Vai. Uvrisci. Per vacco qua, eh. Che c'è, Doc? Eccola, eccola, sta là dietro, eh. Sì, sì. Sto facendo. Preso. Due avamposti a Liberty Island, lì, 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 porco, lì. A New York, madonna. Hai la mappa in? Molto difficile. Eroico. Senza direttive? Ma come si fa a giocare senza direttive, cazzo? Ma... Atomo, devo fare i Riker, devo ammazzare i Riker, quelli e basta. Forse ti conveniva fare una missione, sai, piuttosto. No, uno l'ho già fatto. Io quella sera abbiamo fatto guarda che io la caccia all'uovo l'ho fatta tutta da solo in eroica. A parte le missioni che l'ho fatta. Io la sera con Francesca abbiamo messo molto difficile la mappa e io l'ho fatta marea di Io l'ho fatta tutte in eroica. Ma anch'io, anche gli avamposti. Gli avamposti ne fai una marea molto difficile perché i Riker sono quasi tutti gialli. No, no, ma io anch'io ho fatto, a parte le missioni che l'ho fatto per la Lega, anch'io tutto in eroico. Mi ha dato una mano Dennis, cos'era, un giorno che abbiamo finito. No, no, un paio io ero di da cose. Solo con la batira lì. Con la batira lì ero da solo. Cazzo ci fanno questi figli di puttana qua? Porco. Ci perdi un attimino di più, però. È fattibile, eh? Non è. Oh, intanto la chiave l'abbiamo presa, quindi possiamo andare via spediti. Poi da solo fai un danno enorme col tecnico qua. Lo sa, gas. Però io per esempio, sai che cosa ho notato? Doc, che quando per esempio io non è finita. Dimmi. No, nel gruppetto di gioco che noi giochiamo, no? Io ti parlo quando per esempio con Oscar. Oscar è solo DPS, Oscar è solo DPS. Quando manca il tecnico, la differenza si nota. Cioè che io per esempio stamattina abbiamo fatto una prova un'oretta e mezza alle 6 con tutto DPS, ma svegliamo sacchi mazzati. Cioè comunque il tecnico è da supporto, ragazzi. Ma il tecnico li tiene lontano. Sì, il tecnico I DPS ci vuole un DPS perché velocizza tutto. Ci vogliono due tecnici perché rompono il cazzo. Sì. Perché me ne sono accorto oggi. E tolgono del grosso comunque anche loro, eh. No, no, ma io sono... Tutte e due ne fanno i buchi, eh. Eccola qua, ragazzi. Se dai ogni tot... Se dai ogni tot due colpi di... Vai, però Anto. La... Apri, oh. Come si dice? I danni che fa il DPS, mi dispiace. No, giallo. Giallo. Con il tecnico non li fai.
Ve l'ho detto io, ah, non vai, devo aprire avanti. Io, non devo aprire io. Ok, dai. Vabbè, dai. Facciamo altri 6 piani, dai. No, io vedo che comunque è una componente importante. Non so se lo nerferanno o altro, però è veramente un'alternativa ottimale. No, no, nei giochi del farm, un set così c'è sempre stato. C'era in Diablo, c'era in White Knight Chronicle, c'era dappertutto. Sì. Io i giochi che ho giocato c'erano sempre. C'è sempre stato un set veloce da farming. Ma io, per esempio, solo in The Division 1 che non l'avevano fatto. Io e infatti poi cosa avevano messo? Avevano messo il tecnico con la sticky alla fine. Sì. Ed è giusto, ma ci vuole un set così, non possono levarlo. Non è che c'ha più di tanto senso, capisci? E comunque sia, te lo ripeto, non possono toccarlo perché comunque se con DPS fai più danni. Cioè non è che costa fare qua shotti la gente o roba del genere. Perché se tu ti metti un cecchino e ti fai partire colpo alla testa, li farà fare lì, ragazzi caro, lì vedi in leggendaria facevi, come si dice? Ciao Fra. Ciao Fra. Ciao Francesco. Ciao. Fra. Ciao. Grazie. Facevi 54. Alessio c'era, l'ha fatta la leggendaria con me. Col cecchino, sì. Con il Nemesi. Mi sembra di sì. C'eri te, cioè, me lo ricordo. C'eravate te. Il fenomeno là. Marco. Che cazzo fa un boss qua? Buongiorno. Ci stanno i boss, eh? A me sera pure me era capitato. Dennis non lo sento. Allora Fra, cosa dici? Ciao. Ciao Dennis. Ciao Dennis. No. Franci. Hai completato tutto? No. Ciao Dennis. Franci, oggi hai fatto una live in dialetto con tutti il sud Italia che guardava. Me che cosa troppo divertita, cazzo. No, ti ho mandato un saluto, ma tu non l'hai visto. No, come l'ho visto, ho anche risposto. No, allora avevo problemi di connessione. Sì. Me lo so accorto proprio. Ragazzi, qua non c'è nulla. No, la chiave non l'ho sentita neanch'io. No, io penso stia al 26. Pari al 26. Io perlomeno sei all'ultimo piano quando c'è la cassa. Magari. Non meglio, è morto dentro. Oh, Dio.
chiave non l'ho sentita. No, proviamo al prossimo. Qui è sicuro al 26, va. Ah, quindi non resettano il salvataggio dei piani. Buono, no. Dai. No, no, quindi sì, possiamo partire tranquillamente dal 90. Almeno quello. L'hanno messi una mano sul cuore. Neanche dopo una settimana. No, infatti oggi in teoria dovrebbero aver resettato. E... però non... cioè, io ho provato prima a selezionare il piano, mi ha fatto partire dal 91esimo. Io l'altra volta pure, grazie ad Andato, ho finito il summit. Ma, mamma mia, ha mettato sangue che la si è cocciuta. Mamma mia, mai più. Ma ora che cosa va a fare? Stiamo provando a vedere. Abbiamo giocato bene, però certo. Ah, certo. Ah? Oggi è 3. Guarda com'è che per fare sto... devo andarmene in giro per Washington. Non riesco a uccidere gli importanti. Ma dimmi te se Atomo doveva andare a lavorare quel giorno. Cosa, Dennis? Ma tu lo sai, veramente. Non c'è Francesco. Ah, ok. Che sfiga, guarda. Non lo va a pensare. Oh. Vabbè, devo uccidere. Ma quello che è qua per uccidere? Devi fare le missioni per uccidere i boss delle Yirin, degli Yeti, che si fa, Doc? Cosa? Per il progetto. Devi uccidere i boss, giusto? Ammazzi. Sì, sì, boss, sì. Ma lo puoi fare in gruppo o lo devi fare in solitario? No, no, puoi fare anche in gruppo, perché ieri l'abbiamo fatti e ammazzavo uno e li prendevano tutti. Ok, allora devo fare 3 volte ogni missione, ragazzi. No, basta che muori il boss. C'hai delle missioni che te ne danno 3, tipo la Lincoln, tipo... la Potomac. La Potomac te ne danno 2. Sede centrale? No. Sede centrale te ne dà uno, ti muori e lo rifai, te lo dà. Non credo faccerà la sua. No, la sede centrale mi sembra che te ne dà 2. Sì, sento Dennis a parte. Ma non gli interessa se è difficile, eroico, non gliene importa, vero? Ma no, ma già che ci sei ti fai dei punti orologio, no? Cosa, Dennis? Ma l'ho tutto nel 91, che non l'avevo sbloccato. Sì, che ce l'avevi. No. Sì. Ti dico di no. L'avevi fatto quando eravamo lì. L'avevi fatto con me, No, avevo arrivato 89. Allora si vede che hanno sbloccato. No, avevi fatto ancora lo scalino detto, vabbè, allora mi fermo. No, con te Doc, ero arrivato 89. No, è arrivato a 90. Sei arrivato a 90. Che idea, subito l'hai detto, poi ti ho detto io non voglio insistere, ma almeno ti prendi il salvataggio. Hai detto vabbè, allora ci sono attivato. Non uscita, magari non ti ricordi, ma me lo ricordo io. Poche cose, mi ricordo. Stiamo... porca puttana. No, io se vuoi mi sgruppo io, Dietro, ragazzi, dietro. Se vuoi mi sgruppo io, vado via io. Stiamo provando a prendere diamantini. Se vuoi mi sgruppo io, No. Oh, Francesco, ciao. Ciao, te. I cacciatori pure si hanno a fare. Ma a sta cosa lo odio. Tu ce li hai tutti i danni sui diamanti? Sì. Oh, che coglioni tu ariani. E a che livello stai, te? Io sono al 91esimo. Ma non l'hai finito? No. Lo devi finire? Ma adesso non ce la facciamo. Ma no, ma poi si mettono d'accordo, si mettono d'accordo loro e lo fanno. Cioè, sono 4 ancora da fare del clan. Ah no, però tu lo sai che puoi fare ora, se ti va di perdere mezz'oretta. Fai matchmaking.
Entri, esci, entri, esci, Utrul, che è quello che sta a 98, 99. Dice? Oh, no, che ma lo voglio far con... No, lo voglio far con voi. Beh, ah, giusto, vabbè. Fra, è anche giusto quello. Lo so, però sai, se non ti andava... Tanto, tanto faccio la league, finisco la league, non c'è problema. Allora io mi finisco sto livello e poi mi sgruppo, così il posto no, mio. No, stai attimo. No, ma io li ho trovati tutti quanti i diamantini, io non... Ma anch'io ce li ho già tutti, eh. Ma tu... Ah, no, già, allora niente, era Oscar che avevo problemi. Allora... Prima. Sì, a Oscar manca il leggendario. Eccola la chiave, ragazzi, l'ho trovata, Ok. La prendo io. Vai. Ma quello che mi serve? Solo il diamante leggendario? No, a me mi manca serve... normale, difficile, molto difficile. A me mi serve il busto. A me mi serve il busto. A me il busto mi manca, porco, cioè non lo riesco a trovare. Allora. L'abbiamo provata, quindi possiamo rushare. Sì. Ma guarda, ce lo stavo dicendo adesso, guarda, mi ha trovato certi giri proprio in merda lui, Boh, ma questo non è neanche tanto male. Dover avuto un jammer. Mo metto. Ah, boh, abbiamo finito. Ah, già finito. E dove si sale qua, non mi ricordo. Forse. Dovrebbero esserci le scale qua dietro. Sì, sono qua. Eccola. Trovato la cassa? Credo. No. Allora la porta era vera. Dovrebbe essere prima dell'ascensore, no. Sì. No, l'ascensore qua ancora dentro. No, non abbiamo ancora. Ce ne sono due, ce ne sono di boss. O tre. Due. Come cazzo si chiama? Questa che sto facendo. Non mi serve, eh? No. Mm-hmm. Decentrale, c'è un boss intermezzo, cioè. Sì, due boss ci sono, sì, uno alla fine. Sì, lì. Eh? Ci sta, è uscito da Catechish Moratorio. Non sarei così. Dura stellidone. No, alla PlayStation. PlayStation. No. Lascia stare. Sarà sicuramente qua la porta. Ah ragazzi, aprite voi. Dai. Apro io, dai. Però io e te, prima di tutto. Sì? Do. Vai, vai. Ah, che gode, che goduria. Rosso! Me l'ha dato. Un diamantino. Una gioia, sì, me l'ha data. Però a me mi ha dato un diamantino. Ha fatto Atomo? No, ha aperto Roby. Roberto c'ha la mano fatata. Per gli altri, per Roby. Scusa, ma dove, che fai? Ti ha dato di nuovo il rosso a te? Sì, ma... perché no, è perché me lo meritavo, ho detto sei un bravo ragazzo, giochi bene, giochi tanto, te lo meriti, ti vogliamo premiare per quello che fai. Tiene qualità. No. Sei sempre qui su Summit. Per concludere in bellezza, Momo dovrebbe da 29esimo a me. Speriamo. Almeno deve essere fatto. I traditori. Quindi devi uccidere i traditori. Sì. Oh,
niente. Fra, se vuoi ti unisci che ce li abbiamo qua. Beh, mi unisco che me ne servono tre. E poi mi sgruppo. Se doc ti servono a te? No, sì, mi serve un po' di faccia. No, no, allora no, mi sgruppo io. No, mi sgruppo io. Mi sgruppo io, ragazzi. No, mi ma io intanto sono con quello di Beppe adesso, vai tranquillo. Hanno lasciato tutto, okay. Ragazzi. Oh, non li ammazzate, piccio. Boh, ci sei, sì. Porca troia. No, dentro, dentro. Traditori non li prendi anche nella missione? Aia! Sì. Facciamo do... Sono i cacciatori che... Attento, lei c'hanno l'alveare, eh. Sì. Me ne sono accorto che tengo l'alveare, ragazzi. Attento. Mi sono uscito fuori. Ah, cioè, sta proprio qua davanti alla porta, calcola. Porca puttana. Fai come vuoi, io quando esce... Madonna mia, ma fa fulminare. Sta là davanti alla porta, raga. L'alveare, sta proprio sulla soglia. Ci ho messo la torretta lì. Poi è andato. Perfetto. E mi ha dato pure due pezzi God Roll. Sei una chiavica. Ciao, sono Alessio, sono friulano, mi piace la nebbia, mi piace l'ano. Sei un bell'ano, scusa, eh. Aia. Orto l'ho scoperto. Orto i nemici l'ho scoperto grazie a un disimpegno con un riparo. L'hanno chiesto oggi su Facebook, l'hanno chiesto. Che cazzo è? Non è che devi dargli un corpo a corpo. No, quello io l'ho già fatto. No, no, mi manca solo quello, ma non so come cazzo fare. Hai già fatto tutto il resto? Sì. Porca troia. Ma lo cazzo va il personaggio? Allora, De, ma per chi cazzo mai preso? Cazzo, hai fatto tutto in un'ora, hai fatto. E porca madonna. Ma so mica tenete per un cazzo, eh. Si raccomandato, sì. Sì, ci vuole anche quello, nell'esercito se non sei raccomandato. No, raga, c'è un cazzo da alveare. No, c'è un cazzo in genere alveare. Vabbè, minchia, sei andato da un dead. Mi fai pigliare sto lì nelle rianimazioni, Alex. Pensa un po' che potevamo essere colleghi, fra. Dipende, perché tu non avevi fatto l'ausiliare nei carabinieri. No, non farò neanche la firma nell'esercito. Ah, colleghi relativamente. Occhio! Occhio! No, perché poi ci tengono, ma sai cosa accade, si ti confermo. Non mi hanno dato un cazzo. Non è che si conferma cose, è che comunque, se tu vai a vedere, sono proprio due cose distinte. Due entità diverse. Quando io ero militare, eravate EI anche voi. Ok, ma... Eravamo perché ci comandavano quelli delle EI, gli ufficiali, ma alla fine a me mi ha beccato un capitano dei carabinieri. Ma non avevano competenze come i carabinieri, quelli di EI. Infatti, se tu ci non ci siamo capiti. No, cioè, lì hai altre cose, non fai. Cioè, praticamente chi è che comandava erano i generali, ma sulla carta, cioè un generale, non un maresciallo dell'esercito, cosa. No, però il generale è generale. Punto. Certo, ma era figurativo, perché poi c'era il nostro superiore che è... Ragazzi, mi sgruppo, vi ringrazio. Ok, hai di cosa? E io ho beccato in stazione, pensa che andavo su a Bolzano a prendere un cretino, aveva fatto dei casini, devo portarlo giù.
Ero in drop. Ho beccato un capitano dei carabinieri in stazione. È vero, per i cazzi miei, no? Ero lì che mi girava già il cazzo, da Torino a Bolzano, da solo, come uno scemo. Mi fa... lei? Lei? Ho fatto finta di niente, ma che cazzo vuole sto qua? Lei, ma... non, pensa che non me lo merito il saluto. Umano! Sì, ti aspetta un coppa all'attendi, porco giù. Cioè, tu fai conto, in mezzo alla stazione di Porta Nuova ci saranno 500 persone. Io ancora mi scusi. Caffi, mi sono dovuto presentare. Caffi, pure a Bolzano, sono tornato indietro. Mi chiama il mio comandante, gli aveva già fatto la spia. Mi ha preso per il culo tutto il tempo. Madonna. Ma tu che eri? Stigliere che eri? Il fucile che eri? Il fucile era stato tuo. No, che arma era? Alpini. Ah, tu eri quindi ripresentato. Comandi Alpino Doc Wanted. No, aiuto. No, Alpino. No, ero caporale istruttore. Chiave ce l'ho presa, Alpino, chiave. Mamma. Bravissimo, ottimo. Anzi, ero caporale istruttore scelto, perché era gli ultimi due mesi. Un mese e mezzo che facevo. C'è un video di quattro simpaticoni là che sono istruttori che marciano, fanno su internet. Guarda, però mi sono sfogato. Te la prendevi con il più debole? No, con tutti. Alla domenica era un distaccamento alla mia caserma, come andavo io. Ritti! Attenti, Doc! Oh, una sera immaginati, fra... Allora, dovevo uscire, avevo una punta con delle ragazze, noi eravamo in 3-4, 5 e mezza. Cioè, quattro ragazzi con una ragazza, ho capito che lavoro faceva questa ragazza, ho capito. No, avevamo trovato un paio di ragazze, no, lassù, no? Vabbè, ma con 40 allora, euro. Uscivamo, eravamo in 3-4 ragazzi, uscivamo, no? E dovevamo vederci. Boh, usciamo, arrivo dalla carraia. Il caporale è desiderato nell'ufficio del comandante di compagnia. Poi io ho detto, vabbè, dai che sono fuori, mi fa uscire, c'è tenente qua, che fa? Ti cercano, prendi, vai su in civile. Mi sono andato a cambiare, vai dall'ufficio del comandante, mi fa, sono arrivati le future nuove leve, vado a vedere come sono conciati. Alle 10 erano sul ghiaccio, si davano delle mine per terra, li facevo marciare sul ghiaccio, perché c'era il ghiaccio, eravamo a meno 20. L'ho fatti morire, l'ho mandati a mangiare alle 10 di sera. Bastardi, maledetti. Se c'ero io, cazzo. Ti facevo zimbare l'aereo un secondo. Ve li l'avessi visti tutti. Recluta alpina, recluta alpina, porco Dio non ti sento. Madonna degli urli, fra, quando sei lì l'ho fatto anch'io. Io non l'ho mai fatto e l'ho sempre odiato, anzi tipo contro chi lo faceva. Non lo so, ma quando sei lì tu fanno uscire, ti rompono il coglione. No, questo no, sulle cose giuste, ma se cosa fosse no. Poi magari sai, dai carabinieri esercito qualcosa cambiava, lì un gruppo operativo ti rompe il coglione. Ma poi il nonnismo secondo me ci deve essere. Ci deve essere! Copparli tutti i giovani, cazzo, quello è giusto. No, però attenzione, fra. Io il giorno prima di congedarmi sono entrato in caserma che ero concio come una bestia. Un passaggio stecca. Ai vecchi tempi. Cioè, io ero pieno di fango dalla testa ai piedi l'ultimo giorno prima di congedarmi, Sequestro di ostaggi vicino. Questo era quello che vedevano i giovani, Cioè, non è che era come infanteria che gli ultimi 3 mesi sei più morto che vivo. Mi vedi? Sono un fantasma, mi vedi? Sì, ma il fantasma però le prendeva. Sì, che l'ora che mi cette a me, tu a me mi vedi, sono un fantasma. Mi capovolse lo zaino alpino per terra. Gli eravamo uno schiaffo da faccia, lo vedi? Lo senti? Questo non è fantasma, questa è realtà. Però hai capito. Te lo fai con lui, ok. Lo fai con me, non esci più di là dentro, vai a Gaeta.
Ero caporale istruttore, non potevano farlo. Che cosa? Se mi danno schiaffo vai a Gaeta. Tu sei al... Sì, sì. E tu prima che gli vai a Gaeta, tu gli vieni in galera proprio, direttamente. O io vivo ospedale. Penso, primo ospedale. Primo ospedale. Poi, primo ospedale. Poi, anche piccolo, non lo sono mai stato. Io mi sono rullato maggiorenne, minorenne. È ancora peggio. Ma a parte che, ti dico, sinceramente... E quei ragazzini che sono arrivati, perché qualcuno c'era nel firma breve, però ragazzi avevano una capoccia che non valevano 100 di quei 19 anni. Io quei due o tre che ho conosciuto, che li ho addestrati, ragazzi, valevano 100 degli altri. Quelli erano proprio convinti, era diverso. Non è che l'hanno mandato i genitori, io non so te, ma se te è... No, se uno ha 16-17 anni... Io e mio figlio siamo partiti noi, siamo partiti volontari.